Ragazzi, cosa succede qua? Perché si sono accese le luci? Piacere, Che non ti lascio da solo. Stasera, io sono Max, mi presento. Ciao, Max, piacere. Daniele. Stasera sono io in tua compagnia perché siamo qui per un'occasione speciale. Io non so se tu lo sai cosa siamo qui a No, fare. spiegami tutto perché io non so niente. Sono arrivato qua così e non so nulla. Benissimo, allora guarda, ti spiego brevemente. Siamo qui per una serata importantissima organizzata da Easy Sementi, che è una ditta sementiera che si trova poco lontano da qui. Noi lo diciamo, siamo in diretta dal ristorante Gusti Incanto, che si trova in provincia di Parma, e siamo qui non a caso in un ristorante, ma perché andiamo a presentare un nuovo prodotto, un ciliegino da mercato fresco che si chiama appunto Elvis. E stasera tu ovviamente mi farai anche un po' da spalla. Io vedo che tu hai già anche un po' preparato diverse cose. Sì, io ho già preparato diverse cose, poi avrò bisogno anche di un aiutante, Allora, qui di gente ce n'è. Vedi te se guardali un po' in faccia quello che ti ispira di più. Vedi un po' Scegliamo, te quello scegliamo, che scegliamo, c'è, la scegliamo. direzione, la Facciamo proprietà, così. i tecnici, quello che ti ispira. Così, chi c'è lì? Eccolo lì. Allora, Hai vinto, gioca con noi, vieni. gioca con noi Marco Cantoni, che è il nostro Ciao, export piacere. Ciao, manager. piacere. Stasera in chiave di sous chef, Sul chef. Sguattero, adesso sguattero. vediamo. Vedi tu, No, vedi no, tu. no, Un no, semplicemente un commis, insomma, aiuta lo commis, chef, è un commis ok, de cuisine. perfetto. Allora ti do anche il grembiule Gusti Incanto, Che così ti onore, grembiuli. grazie mille, perfetto. Perfetto, Eccoci qua. aspetta che poi tireremo sul microfono, se no poi di là ci sgridano, però eccolo qua, perfetto. Perfetto. Allora io vi lascio lavorare e noi ci rivediamo più Noi tardi. Perfetto, prepariamo e ti aspetto poi quando è ora. buon lavoro. Allora iniziamo a dire che, come avrete intuito, questo è il genere di evento che normalmente viene organizzato nelle terre dove questi pomodori nascono, dove vengono coltivati, dove vengono selezionati. Ma a causa dell'emergenza sanitaria abbiamo dovuto cercare una declinazione un po' diversa, qualcosa di innovativo, nel pieno stile di Easy Sementi. E l'abbiamo fatto tramite una piattaforma web, che è quella a cui siete collegati, e noi vi ringraziamo per essere con noi stasera. Nei prossimi 30-35 minuti abbiamo diversi ospiti, ve li presento velocemente: Renzo Lazzarin, direttore marketing di Easy Sementi, Marco Ruoso, direttore commerciale Italia, Alice Brunazzi, breeder del pomodoro indeterminato, e poi si è già presentato, ultimo ma non meno importante, qualcuno che fa ricerca ma non a livello genetico, qualcuno che si occupa non direttamente di agricoltura ma dei prodotti dell'agricoltura e che gli dà valore, è stasera con noi lo chef Daniele Persegani. Grazie Grazie, Daniele di essere grazie a con noi. tutti e buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Noi iniziamo questa serata andando un po' a conoscere Easy Sementi e lo facciamo in compagnia di Renzo Lazzarin, che invito a salire qua sul palco intorno vicino a me. Ciao Max. Ciao Renzo. Allora, iniziamo a dire, noi chi ha visto qualche presentazione di Easy Sementi sa che se saliamo sul palco potremo parlare per 16 giorni ininterrottamente di Ma pomodoro scapperebbero e tutti. scapperebbero tutti. Quindi io direi invece, ti do qualche dritta, Mettimi sulla giusta ti metto strada. sulla giusta strada. La faccio breve, Elvis F1, un prodotto italiano, frutto della ricerca italiana, perché è prodotto da una ditta italiana. Spiegaci un po' chi è Easy Sementi. Non è che mi hai messo proprio sulla giusta strada, Max. Comunque, innanzitutto, consentimi di salutare i colleghi in sala e tutte le persone che sono collegate, che ci dedicano la loro attenzione in questa mezz'oretta di tempo, come ci hai detto. Sembra un gioco di parole, azienda italiana, ciliegino italiano, Elvis, il ciliegino italiano dalla nascita. È un caso? Assolutamente no, non è un caso. È un risultato di un intenso lavoro e anche, devo dire, di una visione strategica che siamo qui a condividere con voi stasera, a raccontarvi. Parliamo poi di Easy Sementi. Beh, il lockdown ci ha costretto a trovare strumenti diversi. Siamo qui in un'ambientazione sostanzialmente molto bella, ma un po' diversa, e voglio subito tranquillizzare tutti quelli collegati, oltre ai colleghi in sala, che non abbiamo cambiato indirizzo produttivo. Easy Sementi continua a essere un'azienda sementiera specializzata nella costituzione, produzione e commercializzazione di varietà orticole professionali. Quindi non abbiamo assolutamente cambiato quello che è nel nostro, diciamo, essere azienda. Siamo un'azienda al 100% italiana, siamo ricerca e passione italiana. È quello che ci piace definirci e siamo basati qui a poca distanza dalla sede di questo evento, da Gusto Incanto, in quella che a noi piace definire la Food Valley d'Italia, provincia di Parma. Beh, ora da uomo di marketing, se dovessi parlarvi di Easy Sementi come il compito che Max mi ha assegnato, beh, dovrei iniziare a presentarvi
tutta una serie di tabelle, di grafici, per darvi l'idea della dimensione, dei trend di Easy Sementi. Dovrei ad esempio dirvi che commercializziamo oltre 360 varietà di pomodoro, in più di 60, non solo di pomodoro, di specie orticole, in più di 65 paesi di oltre 10 specie orticole. E dovrei dirvi che investiamo moltissimo in ricerca, che sperimentiamo e testiamo ogni anno oltre 2000 varietà nei diversi areali di produzione in Italia e nel mondo. Ma non è così che voglio raccontarvi Easy Sementi. Voglio cercare di raccontarvi Easy Sementi in una maniera che riesca a trasferire, se mai ne sarò capace, la vera essenza della nostra azienda. E allora ve la racconterò in questo modo. Easy Sementi nasce 40 anni fa da un'idea che oggi definiamo lungimirante, ma allora non avremmo esitato a definire anche un po', sì, potremmo dire folle, o potremmo dire comunque un po', diciamo, fuori dagli schemi, di una persona, Florindo Boni, il fondatore dell'azienda, il quale nel costituire un'azienda allora destinata alla commercializzazione di sementi orticole, principalmente di pomodoro da industria e di cipolla, di varietà di pomodoro da industria e di cipolla, gli ibridi ancora non c'erano, diede un nome all'azienda, un nome che poi nel tempo ha definito i valori che ancora oggi sono i valori fondanti della nostra azienda Easy Sementi. Italiana, sementi, ibridi, o più semplicemente Easy. Due parole molto semplici, italiana e ibridi. Italiana intesa come volontà di valorizzare il Made in Italy nel mondo, laddove siamo presenti, attraverso le nostre varietà e i nostri prodotti. Quindi valorizzazione di un qualcosa che già allora si riteneva importante, il Made in Italy, l'italianità della produzione orticole. E ibridi inteso come ricerca. Già da allora quindi era chiaro che solo la ricerca avrebbe rappresentato l'elemento di successo. Solo l'investimento costante in tecnologia, in innovazione tecnica e tecnologica avrebbe fatto di Easy l'azienda che oggi è. Innovazione tecnologica e Made in Italy sono rimasti ancora oggi i nostri valori fondanti. Made in Italy, per la verità, ha subito delle evoluzioni man mano che l'azienda è cresciuta di fuori dei confini italiani. Abbiamo un po' variato questa nostra visione da trasferimento del Made in Italy in giro per il mondo a recupero, salvaguardia, tutela e valorizzazione delle eccellenze orticole in qualsiasi area di produzione, così come abbiamo inizialmente dato grossa enfasi alla valorizzazione del Made in Italy. Quindi parliamo però, arriviamo un po' più al pomodoro. Cosa c'è di così caratterizzante oggi nel parlare di pomodoro che non il sapore? Il sapore è un altro elemento estremamente importante. È l'elemento su cui lavorano quotidianamente i nostri breeder e ovviamente oggi con tecnologie, e chi mi seguirà ve le presenterà, con tecnologie e tecniche sempre più innovative. Tradizione, innovazione, sapore sono gli elementi che noi crediamo fortemente rappresentano già oggi e sempre più rappresenteranno l'elemento caratterizzante nel mercato, che saranno in grado di valorizzare e garantire il successo delle produzioni orticole in un mercato sempre più competitivo, sempre più sfidante, sempre più alla ricerca di innovazione e diversificazione. Non è sufficiente però parlare di gusto, è un carattere estremamente importante, ma molti altri caratteri sono importanti nel valutare una varietà, per far sì che la varietà sia una varietà di successo. Ovviamente non c'è il tempo stasera per parlarvi di tutti. Io ho voluto solo scegliere due parole, due elementi. Una è qualità e una è rusticità. Qualità, qualità intesa come rigoroso controllo dei processi di produzione. In tutte le fasi, dalla fase di sviluppo della varietà, alla produzione, alla commercializzazione, fino anche dopo, nella fase di coltivazione in campo, in quello che molte aziende definiscono il servizio post vendita. Anche in questo Easy è impegnata quotidianamente. Qualità è ciò che facciamo tutti i giorni, ciascuno di noi nel nostro lavoro. Rusticità può sembrare un termine un po' obsoleto, dei tempi andati. In realtà oggi la rusticità, diciamo chiaramente, è la base della sostenibilità di cui tanto si parla. Se noi immaginiamo la sostenibilità come un palazzo, la rusticità sono le fondazioni. E se pensiamo alla sostenibilità in un processo produttivo orticolo, la fondazione di un processo di produzione orticolo è rappresentata dalla genetica, dalla varietà. La rusticità di una varietà è in grado di garantire stabilità produttiva, costanza di qualità, costanza di resa
e quindi sostanzialmente adattabilità a tutte le varie condizioni ambientali di coltura. Beh, siamo entrati, Max ci ha introdotti in un ambiente di cucina e quindi ormai abbiamo quasi completato la ricetta, mi viene da dire. Mi rimane un ultimo ingrediente da aggiungere per completarla. Un ingrediente semplice ma nello stesso tempo estremamente importante, in grado di dare il sapore reale alla ricetta. Un ingrediente che si chiama persona e passione. Un ingrediente da solo che è in grado di fare la differenza tra le aziende, piccole o grandi che siano, o di trasformare un progetto o un'idea in una realtà, in una varietà, ad esempio. E quindi, beh, la ricetta è fatta. Un po' di tutela della tradizione, un po' di qualità, un po' di rusticità e tanta, tanta passione. Ecco come nasce Elvis. Ecco perché noi crediamo fermamente in questa varietà. Crediamo che possa essere un'opportunità importante per Easy Sementi sicuramente, ma anche per l'intera filiera di produzione del ciliegino. I colleghi che dopo di me mi presenteranno la varietà aggiungeranno altri elementi a questa convinzione che abbiamo del valore di questa varietà per i prossimi anni. Grazie Renzo. Credo che tu abbia toccato alcuni punti fondamentali di Easy Sementi che la distinguono come ditta sia dal punto di vista professionale ma anche sicuramente dal punto di vista personale. Però è venuto il momento di andare un po' più a fondo e conoscere meglio questo Elvis di cui abbiamo parlato fino ad ora, e lo facciamo in compagnia di Marco Ruoso, direttore commerciale Italia. Grazie Marco per essere con noi stasera. Ciao Max, grazie a te per l'invito. Marco, abbiamo sentito un prodotto 100% italiano, filiera italiana, ricerca italiana. Questo Elvis, tu l'hai visto crescere perché ti occupi un po' di vedere le prove, sei tu che ti occupi anche dello sviluppo sul territorio. Cosa ci puoi dire di Elvis? Allora, vediamo un po' di informazioni tecniche che riguardano Elvis. Allora, come abbiamo detto, come ha detto Renzo che mi ha preceduto, Elvis è un ciliegino italiano dalla nascita. Io direi italiano dalla nascita e con passaporto siciliano, perché chiaramente è stato costituito esattamente per soddisfare le esigenze del territorio siciliano. E il percorso che ha fatto Elvis lo fanno tante varietà ogni anno, perché noi lavoriamo in maniera speciale, in maniera molto attenta appunto alle esigenze del mercato siciliano. Vi dico solo che ogni anno nella nostra azienda sperimentale situata in zona Acate in Sicilia proviamo circa 700 ibridi di pomodoro di tutte le diverse tipologie del pomodoro stesso. E quindi Elvis è uscito fuori da questo lavoro di ricerca e da questo lavoro di sviluppo sul territorio. Sin da tre anni fa, dalle prime parcelle che abbiamo visto, Elvis ha subito mostrato un comportamento molto molto interessante dal punto di vista agronomico e soprattutto una grossa adattabilità sul territorio. Elvis è una varietà indicata per la campagna diretta, quindi coloro che sono collegati dalla Sicilia che mi stanno seguendo sanno di cosa parlo, quindi prodotto da ciclo lungo, prodotto che viene trapiantato in settembre-ottobre e viene raccolto fino ad aprile-maggio, anche a volte giugno. Quindi l'abbiamo seguito, ripeto, da tre anni e l'anno di verifica più importante è stato sicuramente questo. L'abbiamo potuto seguire io personalmente fino a febbraio, perché poi da marzo, sapete, ci sono stati ovvi problemi di spostamenti, ma per quello che ho potuto seguire io, e poi il lavoro è stato seguito anche dagli uomini presenti sul territorio, la verità ha mostrato veramente delle importanti caratteristiche. La caratteristica principale è la costanza nel comportamento. Chi conosce il territorio sa che coltivare un prodotto a Pachino, coltivarlo a Vittoria, coltivarlo a Niscemi comporta delle differenze sostanziali notevolissime dal punto di vista del terreno, dal punto di vista del tipo di allevamento, dal punto di vista del tipo di trattamenti che il pomodoro subisce. Già partendo dal tipo di coltivazione, si può fare Elvis in verticale, si può fare esteso, si può fare in fuorisuolo, quindi sono tante le diverse modalità di gestione della coltura di Elvis. Così, se ci basiamo una delle caratteristiche principali del territorio siciliano, l'acqua di irrigazione. A Pachino abbiamo una conducibilità da 5-8 mila, a Vittoria siamo su 2 mila, a Niscemi siamo sui 1000, e quindi già lì l'acqua di coltivazione influenza molto le caratteristiche organolettiche del frutto. E la cosa che mi ha veramente stupito è stata la costanza di comportamento di Elvis. In tutte le caratteristiche il prodotto si è mostrato nelle sue performance, nelle sue caratteristiche assolutamente molto similari da una zona all'altra, e questo è sicuramente un punto di forza della varietà. L'altra cosa che mi ha colpito è stato
il grado di soddisfazione di tutti coloro che hanno provato la varietà. Veramente vederli coltivare Elvis con aria soddisfatta e quindi essere ci hanno dato veramente una consapevolezza di avere tra le mani un prodotto veramente molto molto interessante. E cosa devo dire? Che nella mia esperienza trentennale nel settore sementiero poche volte mi è capitato appunto di assistere a una varietà che avesse una costanza di comportamenti così, così elevata come, come Elvis. Bene, adesso introduco anche la parte che ha lavorato sul territorio, quindi la parte siciliana. Introduco l'intervento di Bartolo Santera, che è il nostro area manager, che ha seguito e lavorato per lo sviluppo del prodotto con due auto dal suo team, composto da Gioacchino Graci e Giorgio Puglisi e anche da Pietro Maruca. Quindi adesso lascio la parola a un servizio proveniente direttamente dalla Sicilia. Buonasera a tutti, sono Bartolo Santera, area manager Sicilia di Easy Sementi. Porgo un saluto ai colleghi in sala e a tutte le persone collegate. Sono qui in vostra compagnia per riportare il mio contributo alla presentazione del ciliegino Elvis. Il ciliegino Elvis è stato selezionato nel 2018 ed è stato diffuso nella campagna scorsa sotto la sigla di Easy 82205. Grazie al lavoro del team Sicilia, Elvis è stato provato su tutti gli areali di produzione della fascia trasformata che va da Gela a Paghino. È stato coltivato sia in condizioni di terreno sabbioso che argilloso, di acqua salmastra, in fuorisuolo, su terreno, coltivato sia in verticale che a ciclo lungo. La varietà ha avuto comportamenti costanti in tutte le serie di coltivazione in cui è stata messa a dimora. La pianta si presenta vigorosa e continuativa, con produzioni elevate e costanti. I grappoli sono uniformi, eleganti e ben spinati, composti da 14-16 frutti, con un raghide spesso e carnoso che si mantiene verde anche per diversi giorni dopo la raccolta, e dei frutti di colore rosso intenso, dolci e croccanti, molto buoni anche da mangiare. Tutti i produttori che hanno provato Elvis sono rimasti molto soddisfatti della varietà in termini di produttività, uniformità e qualità del prodotto. E a dirlo non sono soltanto io, ma sono anche i produttori stessi, di cui adesso sentiremo un loro commento. Mi chiamo Francesco Raimondi, sono il proprietario di questa azienda agricola Raimondi, Francesco, esistente per circa 2,5 anni. Il 50% produciamo mini plum, il 50% ciliegine. Oggi voglio presentare la nuova varietà dell'Easy Sementi, l'82205. È una varietà abbastanza precoce, gli internodi regolari, è un buon frutto. Anche dopo la raccolta il frutto si presenta abbastanza bene, anche dopo una settimana che abbiamo fatto la raccolta. Lo stanno cercando bene al mercato. E questa è una pianta che è stata trapiantata il 5 ottobre. Siamo arrivati a fare più di 15 grappoli, tutti di buona presentazione, e eleganti, un bel colore. È una varietà che per il futuro penso che potrà competere con le altre varietà. Easy Sementi, numero 82205, innestato su ETA 7008. La data di trapianto corrisponde al 1° di ottobre. Troviamo una varietà resistente agli stress climatici, sia del troppo freddo, legata al troppo freddo, che al caldo. Una pianta una radice resistente ad attacchi di fusarium. Grappoli lunghi con un buon grado Brix e una long shelf life, e proprio per questo come varietà è apprezzata al mercato. Nell'inviarvi i miei saluti ringrazio ancora una volta tutti i colleghi che hanno contribuito allo sviluppo della varietà, ai produttori che l'hanno provato e che ci hanno creduto e coloro i quali lo proveranno e lo coltiveranno in futuro. Grazie ancora e vi lascio con un breve video che sintetizza tutto ciò che vi ho presentato e vi auguro una buona continuazione dei lavori.
ringraziamo i produttori per i video che ci hanno inviato e torniamo in studio in compagnia di Marco. Marco, cerco di fare una specie di riassunto da quello che è comparso nel video. Stiamo parlando, oltre al sapore, di una varietà che parla di resa, adattabilità, uniformità, resistenza alle spaccature, colore. Stiamo parlando di un prodotto un po' diverso e davvero un po' speciale. Dal punto di vista strategico, come vedi Elvis F1 nella strategia di Easy Sementi? Ah, Max, è tutto vero quello che hai detto, ripeto quello che ho detto all'inizio. Noi siamo qui per presentare Elvis, siamo qui perché crediamo in Elvis, quindi tutto quello che tu hai riassunto e che Bartolo ha riassunto corrisponde alla realtà di quello che abbiamo visto sul territorio in questo ultimo anno di coltivazione. Quindi il nostro obiettivo è quello di introdurre Elvis nel mercato, in un mercato importante per il ciliegino come quello siciliano. Diciamo che vorremmo ripetere un po' la nostra esperienza che abbiamo già vissuto con un'altra tipologia di prodotto come quella dei Plum. Noi siamo stati in grado, 20 anni abbiamo lanciato una sfida, a trasformare un prodotto di nicchia come era allora i Plum in un prodotto di una tipologia attualmente importante per il segmento del pomodoro. E lo abbiamo fatto introducendo varietà che hanno avuto un comportamento, una forma, un colore attraente e un gusto e un aroma sicuramente validi, che hanno permesso appunto a queste varietà di acquisire quote di mercato in un mercato esigente come il mercato italiano. Quindi diciamo che siamo riusciti nel nostro intento. Pixel è una varietà che oggi è quotata nel mercato di Vittoria, è una delle varietà più conosciute in questo segmento. A Pixel si è aggiunto un altro nostro cavallo di battaglia, il Proxy, e per il territorio siciliano abbiamo inserito anche Amethyst, tutte varietà resistenti al Tilk. Poi abbiamo pensato anche al resto del territorio, quindi abbiamo provveduto a lanciare sul mercato altre varietà di tipologia Plum resistenti a Tomato Spotted, come Assist 82491. Ricordo che l'82491 ad oggi è l'unica varietà di pomodoro da mensa resistente a Tomato Spotted 01, quindi alla razza mutata del Tomato Spotted. Per completare la gamma stiamo inserendo anche delle varietà di altre colorazioni, gialle e arancione, appunto per mantenere questa nostra predisposizione appunto a lavorare e a crescere nel mercato dei Plum e offrire al mercato una proposta interessante per il mercato dei Plum. Ho fatto questa digressione perché non vorremmo fare lo stesso con il pomodorino, con il ciliegino. È un mercato più consolidato, più maturo, però riteniamo che ci siano ancora degli spazi all'interno di questo mercato per poter crescere, poter inserire delle caratteristiche che riguardano il gusto, l'aroma e altre percezioni di sapore che poi vedremo presentate più avanti, per creare appunto una sorta di prodotto valido per il mercato che possa acquisire importanti quote di mercato. E la strada che stiamo percorrendo con il ciliegino è il nostro obiettivo percorrerla con tutte le altre tipologie di prodotto su cui noi stiamo lavorando, quindi parlo del grappolo, parlo dei datterini colorati e rossi, parlo del cuor di bue, parlo degli allungati, quindi dove facciamo ricerca la facciamo mirando anche, oltre alle consuete caratteristiche agronomiche, lo facciamo anche mirando al gusto e alla percezione delle varie caratteristiche del gusto. E, in conclusione, ricordo lo scorso anno facevamo un open day proprio sui Midi Plum per presentare la nostra gamma in Sicilia, alla quale parteciparono più di 350 persone, e lì lanciamo uno slogan. Il nostro slogan era "Dove c'è Plum c'è Easy", e diciamo che adesso siamo qui e stiamo lavorando per modificare quello slogan in un più ambizioso e altisonante "Dove c'è pomodoro c'è Easy". Io ringrazio tutti per l'attenzione e passo la parola a Max. Grazie Marco. Grazie anche a Bartolo per averci fatto conoscere Elvis nel suo habitat naturale, ma adesso è venuto il momento di conoscere Elvis un po' più nell'intimo e lo facciamo insieme al breeder del pomodoro indeterminato, Alice Brunazzi, che è con noi questa sera. Alice, ricerca e innovazione mi sembra di aver capito che sono le due parole chiave che hanno poi portato allo sviluppo di Elvis. E voi breeder diciamo che avete un compito speciale all'interno di questo meccanismo, perché all'inizio, quando vi viene chiesto di produrre una varietà, la varietà esiste solo nell'immaginario collettivo della filiera. Esatto. E voi dovete tradurla, grazie alla ricerca e alla genetica, in qualcosa di reale, di concreto. Esatto. Quindi una varietà è tutto inserito all'interno di un piccolissimo semino.
Per me è una specie di magia. Devi spiegarci un po', in parole semplici, dove esce questa formula del sapore, come si riesce a ottenere tutto questo, tramite il miglioramento genetico. No, beh, grazie veramente per la bellissima introduzione che hai fatto un po' al mondo della ricerca. E, anzi, mi dai la possibilità di raccontarvi anche qualche piccola curiosità sul miglioramento genetico e quindi un po' il lavoro del breeder. Il lavoro del breeding e il lavoro del breeder, e quindi il breeding, ha senso di esistere e è fondamentalmente efficace solo quando si ha un obiettivo ben specifico in mente. E noi di Easysementi questo obiettivo in mente ce l'avevamo già da parecchi anni. Volevamo finalmente creare un ciliegino tutto italiano che soddisfasse tutti gli attori che operano all'interno un po' della filiera del pomodoro, che sono l'agricoltore, mi riferisco appunto all'agricoltore, al produttore e poi conseguentemente al consumatore. Consumatore sempre, sempre più esigente e quindi no, non è un lavoro facile quello del breeding. Alla fine è un lavoro molto molto scientifico che richiede un notevole rigore scientifico, ma poi anche tantissima fantasia. E a me personalmente piace proprio pensare al breeder come a una specie di artista, un pittore, per esempio. Fondamentalmente il pittore cosa fa? Sceglie, deve sicuramente avere un po' di tempo da dedicare a che cosa? Alla sperimentazione, alla ricerca un po' delle nuove tecniche. E poi che cosa? Deve però, se vuole sopravvivere, fare dei quadri su commissione. È un po' quello che facciamo noi breeder, perché alla fine facciamo varietà su commissione. E chi ce le commissiona? L'agricoltore e gli attori che ho detto prima che operano all'interno della filiera. E così come il pittore sceglie se utilizzare i pastelli a cera piuttosto che le tempere, noi dobbiamo scegliere quali varietà usare e quali linee utilizzare e dove le andiamo a pescare all'interno un po' del nostro germoplasma. E fatto quello, le incrociamo tra di loro tantissime volte e qui vedete addirittura i nostri ragazzi che si cimentano in questa attività molto minuziosa, specifica e particolare per darci sempre tutte le volte delle caratteristiche sempre nuove. Abbiamo calcolato che riusciamo a fare più di 2000 incroci l'anno, sia un po' disparate in tutto l'anno, sia in inverno che d'estate. E poi una volta che otteniamo i frutti, cosa facciamo? Li tagliamo e estraiamo il seme. Pochi semi, ma che li andiamo a piazzare veramente negli areali specifici di coltivazione. Su Elvis siamo andati, diciamo, sul sicuro, perché siamo andati in Sicilia, presso la nostra stazione sperimentale ad Acate, e è lì che l'abbiamo visto, in serre tradizionali, ma anche in serre un po' più particolari, un po' più tecnologiche, come per esempio quella di Fidenza, che abbiamo di recente costruzione, completamente automatizzata e fuori suolo. E lì, grazie a delle condizioni ambientali veramente controllate, riusciamo a far esprimere tutta la genetica, veramente tutta la genetica. È quasi un divertimento tutte le volte andare in serra. E poi, però, il nostro lavoro non termina qua, perché dopo aver guardato tutte le caratteristiche agronomiche, anche grazie un po' ai marcatori molecolari che facciamo in ISI, dopo applichiamo veramente delle stringenti, diciamo, analisi qualitative per capire un po' anche questo famoso gusto e qual è l'attitudine delle nostre varietà. Ci appoggiamo a università, centri di ricerca, ma anche, appunto, come ho detto precedentemente, al nostro laboratorio ISI che effettuiamo panel test. Panel test ci dicono l'attitudine gustativa del pomodoro e noi di ISI ci siamo spinti addirittura oltre perché grazie alle conoscenze delle persone, lo ripeto, persone che abbiamo in ISI, siamo riusciti a calibrare addirittura degli strumenti che sono in grado di predire, prima addirittura del panel test, 20, oltre 20 parametri del gusto completamente in un solo clic. E senza sprecare campione e con pochissime quantità di campione. E io veramente ci credo in Elvis, ci credo perché siamo stati, per la prima volta abbiamo fatto breeding per il gusto e volevamo veramente cambiare un po' i paradigmi di questo pomodoro, perché oggi nelle tavole cosa ci abbiamo? Pomodori che magari fondamentalmente hanno anche dei buoni Brix, ma non hanno carattere, non hanno sapore. E Elvis invece vuole veramente rivoluzionare questi paradigmi. Come vedete da questo grafico a ragnatela un po' particolare, si nota che ha una percezione del dolce sicuramente superiore, una croccantezza, una consistenza e succosità fuori dal normale. E io fondamentalmente sono sicura che farà la differenza.
Guarda, Alice, ti ringrazio perché tu ci hai fatto fare un viaggio nel mondo della ricerca che è sfociato tra l'arte e la scienza. E vorrei andare a vedere un po' con te, anche se questa formula del sapore poi si applica anche effettivamente in cucina. Esattamente. E non a caso stasera abbiamo qui lo chef Daniele Persegani. Ciao a tutti, ciao e grazie. Vi lascio lavorare. Dell'invito. Grazie mille. Grazie Alice. Grazie dell'invito. E, prego, non so se hai già avuto modo di testare l'efficienza del tuo compagno di merende culinario. Proviamo subito la febbre. Prego, prego. Max. Allora, intanto, come abbiamo anticipato prima, la ricetta è proprio una sorta di pizza racchiusa in questo ciupa ciupa, però croccante. Ha un nome anche. Ha un nome, Rocambush. Rocambush. Ho giocato sul Crocambush, che è un dolce, certo, che è un bignè ricoperto di croccante. Perché non trasferirlo sul salato? La forma è più o meno simile, però con questo rock, visto che stiamo parlando di Elvis, e Elvis suonava appunto una bella chitarra rock, e trasformato però in un prodotto tipicamente tutto italiano. Io sono un fautore del Made in Italy, più Made in Italy di così si muore. Diciamo che dalla ricerca fino alla tavola qui siamo 100% Made in Italy. Esattamente, anzi, per dirla un po' come nelle zone, Mugemel. Mugemel. Assolutamente così. È un modo di dire per dire certamente. Ovvio. Quindi Mugemel è certamente. Allora, l'olio si sta scaldando. Si sente, c'è un profumo buonissimo già. Anche se non hai ancora messo in tavola niente, già si sente. Tu hai paura che ti rincorrano i gatti quando un esci po', di qua con l'olio fritto, ma non sarà così, ma non sarà così. Marco, sei Eccoci, pronto allora a darmi una mano? Perfetto. Pronti via. Il nostro ovviamente protagonista è Elvis, quindi lo andiamo a prendere. Io l'ho tagliato con un coltellino per la parte orizzontale del pomodoro, quindi ovviamente va sciacquato. Lo tagliamo proprio in orizzontale in questo modo e andiamo a togliere proprio quei pochi semini che ci sono all'interno. Lo saliamo leggermente e lo andiamo a capovolgere come ho fatto così, lo lasciamo qua per un paio di orette. Eccolo qua. Voglio farvi notare che se anche sono passate circa 2 ore, eccolo qua, se non mi tiro dietro la carta è meglio, la carta è praticamente quasi asciutta, perché di acqua ce n'è davvero poca di vegetazione. Fantastico. Ma gliel'abbiamo tolta lo stesso. Allora, è ovvio che noi scegliamo questo tipo di pomodoro per fare le ricette, io penso, non l'ho ancora provato, vi dico la verità, cari amici anche da casa, ma questo confit sarà fantastico. Non c'è neanche bisogno di aggiungere lo zucchero perché è davvero dolce, esatto. Perché per fare la confit bisogna mettere sia zucchero che sale, in questo caso non serve. Quindi vuotato dei semi, la buccia è bella sottile, c'è della polpa, perché molto spesso il pomodorino, quando mangiate gli spaghetti, se lo fate cuocere un pochino troppo, c'è la buccia da una parte e la polpa dall'altra, quindi. E molto spesso noi nel ristorante ce la troviamo buttata lì nel piatto, con questo non avviene. Quindi, ottimo. Una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo fare il ripieno. Siamo qua. Quindi, un bel frullatore. Ci mettiamo la mozzarella. Quindi della mozzarella da pizza, quella un po' più asciutta. Mi vai a frullare la mozzarella. Andiamo a frullare la mozzarella, quindi. Mi raccomando, coinvolgi Marco, eh. Certo, no, io sono molto coinvolto. No, ma adesso lo coinvolgiamo. Intanto Marco, emotivamente coinvolto. Prendi quella ciotola lì rossa con quella grande col cucchiaio. Benissimo. Dentro, perfetto. Eccolo qua. Non solo dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista pratico. Guarda. Cosa giri che non c'è dentro? questo è il bello. Allora. Perfetto. Quindi, Daniele, intanto ti posso disturbare mentre lavori? Assolutamente sì, ci mancherebbe. Ci hai parlato adesso di Elvis, lo zucchero, il sapore, il grado Brix. Il tuo parere da chef, tu lo fai da tanti anni, sei stato anche in tante trasmissioni. Quanto conta il valore della materia prima, la qualità, sul prodotto, sul piatto che poi vai a fare alla fine? No, la materia prima è tutto, non quanto ottimo. Conta. Conta tutto, perché se noi partiamo da una materia prima ottima, come in questo caso, faremo meno fatica sicuramente a fare noi la ricetta, il sapore è ovviamente molto accentuato e poi con delle materie prime di prima qualità o di ottima qualità, ragazzi, il lavoro è quasi fatto, perché non c'è bisogno di fare tanti artifici o di correggere molto quello che certo. È poi il sapore, come accade molte volte. Allora, ottimo. È uno spettacolo, come giri ragazzi, te non gira nessuno, guarda. Ragazzi, qui. Allora, ci mettiamo un pelino di sale appena appena, un pizzico di origano secco, quindi qua ho messo della ricotta vaccina abbastanza asciutta, non quella asciugata, seccata, ma una ricotta insomma parecchio scolata, che rimanga molto asciutta, l'origano, un pizzico di sale ce l'abbiamo messo e adesso vado a mettere anche il basilico. Allora, il basilico
facciamo una deroga a quella che è la legge, non si taglia mai col coltello ma si strappa con le mani, ma in questo caso per andarlo a distribuire molto bene dobbiamo fare una filangée, quindi dei filini molto sottili e ho bisogno di tagliarli proprio così a coltello. Tra l'altro stai usando tutti ingredienti molto semplici, non stai parlando di cose stratosferiche che non si possono trovare al supermercato, è qualcosa di molto semplice. Assolutamente no, anche perché appunto per tornare alle materie prime, se abbiamo delle materie prime ottime non abbiamo bisogno di tanti fuochi artificiali, quindi ottimo, perfetto, gira bene quel ripieno. Benissimo. Lì sta venendo perfettamente. Ascolta, alla fine vai a fare, non so se l'hai detto, ma però mi sembra una specie di pizza, possiamo dire allora, questo? Allora, il sapore ricorderà quello della pizza, in realtà sarà tutta un'altra cosa. Anche perché la pizza fritta. Pizza fritta, pizza ovvio, fritta, però vedo pomodoro, comunque, pasta, formaggio, basilico. Esattamente, mi sono coricato un attimo, ho preso quello che lo mettiamo lì. Perfetto, guarda. Gira un pochino di vita, sì. Oh, là. Prima delle Pentecoste dell'anno prossimo, grazie. Direi che però è perfetto, guardiamo. Molto questo. Bene, bravo Marco. Benissimo. Io che non capisco niente di cucina ti dico che va bene. Sì, sì, l'avrei fatto anch'io così. Che spettacolo, Esatto. Bene. Allora, lo mettiamo nel sac à poche. Quindi posso? Certo, prego, faccia sì. Come se fosse. Sac à poche aperto. Adesso te, intanto che io tiro l'impasto. Glieli faccia riempire. Secondo me lui potrebbe provare a riempirne. Ma l'ho chiamato apposta. Io oltre al distanziamento dovuto alla legge mi sposto comunque per evitare l'esplosione di qualunque cosa. No, non esplode niente. Che poca fiducia che ha. Veramente, non lo io so. Io non lo so. Vediamo subito. Allora, subito. Chiudiamo il sac à poche, tagliamo la punta così esce l'aria. Non facciamo un taglio molto grosso, quindi state abbastanza sul sottilino. Facciamo uscire l'aria in questo modo, perfetto. Lo avvolgiamo qua al dito in questo modo. Te ne faccio vedere due o tre. Perfetto, quindi, anche un po' di più se vuoi, non è un problema. Direi che stanno venendo bene. Così, quindi una prima metà, l'altra metà, mi raccomando, io li ho messi proprio, vedi? Sì. Sono papà e figlio vicino, no? Bellissimi. Che così almeno non ce n'è uno più grosso e l'altro più piccolo. Quando sono riempiti più o meno così, lo andiamo a ricomporre, riattaccare facendo una leggera pressione in questo modo, lo vedete? Perfettamente. Perfetto. Eccolo qua, questo non uscirà perché come ripieno è abbastanza sostenuto, è abbastanza asciutto, non ci resta che chiuderlo nell'involucro di pasta, una pasta che è la pasta da pizza, quindi classica. L'impasto lievitato, esattamente, qua abbiamo, prego. Sì, grazie mille. Vediamo la manualità, esatto. Lo contraddistingue, perfetto. Prendiamo anche l'arte dei colli presentini. Da metterti, scusa. Dove ci mettiamo? Qua, perfetto. Benissimo. Oh, là. Qua è un attimo che si allargano nel campo, Guarda, è giustificato, guarda, perché guarda è piacentino. La manualità. E la pizza è napoletana, quindi dai, è giustificato se non ci riesce. Allora, non fare il farmacista, metticene un pelino di più. Va benissimo, va benissimo. Allora, impasto lievitato abbiamo detto, quindi l'impasto da pizza, che in questo caso ha 500 grammi di farina forte. Farina forte vuol dire che sopporta le lunghe lievitazioni, quindi è ricca di glutine. 280 g di acqua, 5 g di lievito di birra, 10 g di sale, un filo di olio extravergine di oliva e qua abbiamo messo anche appena appena un po' di pepe nell'impasto, ma proprio appena appena. Lo andiamo a tirare questa volta a mattarello. Mentre dicevi gli ingredienti, ne approfitto per ricordare che la ricetta sarà disponibile. Quindi non è che se non vedete il video non potete ripetere la ricetta a casa vostra, verrà inviata tramite email a tutti gli iscritti che sono oggi presenti. Così proveranno poi a farlo a casa. Esatto. Perché è tranquillamente rifattibile questo. Perfetto. Quindi andiamo a stenderla abbastanza sottile. Aspetta che mi sposto un pelino perché Marco ne tiene del posto. Sì, hai visto, però guarda che stiamo andando bene qua. È uscito. Ah. Mi raccomando Marco, dipende tutto da te. Dipende tutto da te. Siamo nelle tue sento mani. La pressione, ci credo, la pressione. Credo, lo posso capire. Con un coppa pasta rotondo andiamo a fare dei dischetti più o meno di questa dimensione. Eccoli qua. Perfetto. Poi per ogni dischetto andiamo a prendere un pomodorino che il nostro mitico Marco si sta consumando una carneficina su quel, su quel piatto. Certo, però sta andando abbastanza bene. Guarda. Sei migliorato, devo dire che gli ultimi sono venuti molto meglio. Sto andando abbastanza bene. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Di non rispondere. Andiamo avanti, quindi lo prendiamo, lo chiudiamo in questo disco di pasta, proprio come se fosse la carta del chupa chupa, così. Ah, in questo modo.
ovviamente l'eccesso di questa pasta, che qua rimarrebbe troppo e troppo cruda, andiamo a pizzicarla e andiamo a toglierla e facciamo questa bella pallina. Mi raccomando, chiudetelo bene, non deve uscire assolutamente nulla, perché sennò poi nell'olio facciamo davvero i fuochi d'artificio, eh? Quindi andiamo a prendere un altro. Direi perfetto, giusto? Non chiederai di meglio. Diciamo giusto. Che spettacolo. Ti faccio una domanda tecnica da persona che non sa niente di cucina. Sì. Ma non c'è il rischio che quando friggi dopo perda l'acqua, il pomodoro all'interno? No. C'è una tecnica? No, prima di tutto perché quel poco di acqua di vegetazione che aveva gliel'abbiamo poi tolta noi, esatto, con quel pochino di sale per insaporirlo anche, perché nel ripieno abbiamo messo pochissimo sale. Quindi assolutamente. E poi è una frittura, quindi una cottura molto veloce, che permette al pomodoro di scaldarsi, quindi di far scaldare l'interno, ma di non fare l'effetto, insomma, brace all'interno. Okay, quindi la pasta deve friggere, deve diventare croccante, ma l'interno deve rimanere fresco. Ok. Qua ne abbiamo già tre o quattro. Io direi potrei anche fermarmi qua. Sei già stanco? Ma no, è perché appunto non vorremmo... No, no, guarda, devo dire che gli ultimi ti stai comportando benissimo. Sì, sì, sì. Sì. Guarda, c'è un po' di ripieno che esce da sopra, perché forse questo non era più visto. Beh, questo è un dettaglio inessenziale per la riuscita della ricetta, chiaramente. Allora, devo spezzare una lancia a favore di Marco. Usare il sac à poche per la prima volta non è così semplice. Grazie. Ma del resto gliel'ho fatto fare apposta. Quindi. Benissimo. Perfetto, andiamo a chiudere... Vedete la pasta molto elastica, eh? Andiamo a tirarla e a chiudere il pomodorino. Allora, l'ho tagliato proprio nell'altro verso, appunto perché così si fa anche meglio a riempirlo. Perfetto. Basta così. Direi, grazie mille. Allora, ma non credo che tu te ne debba andare così. Secondo me devi chiedere il permesso a lui. Io sto qua. Okay. Ma assolutamente, dobbiamo friggere, dove scappi? Assolutamente. Quindi chiudiamo, adesso intanto che io frigo te vai avanti a chiuderli, eh? Credeva di essere già disoccupato. Esatto. In realtà è un vantaggio perché lui sarà già capace di farlo a casa quando saremmo tornati a casa. Esattamente. Perfetto, quindi andiamo a vedere con un pezzettino di pasta se l'olio è pronto per sopportare la frittura, e credo proprio di sì. Quindi andiamo a alzarlo un pelino e siamo pronti per friggere. Vale. Quindi ci prepariamo della carta assorbente in una teglia. Vedi come viene a galla velocemente? Fantastico. Allora, tiriamo su un po' la temperatura. E questa qua però la spegniamo, perché sennò ci frigge anche la teglia. Ecco qua. Tiriamo su un po' la temperatura, dicevo. E cominciamo a friggere. Beh, ce n'è a sufficienza per tutti, direi che ce n'è. Voilà. Wow, sono bellissimi. Tra l'altro, bello. Sono uniformi come Abby's. No, siete stati super bravi. Avevi dubbi? Non avevo dubbi. No, meno male. Su di te, no. Ecco, diciamo che essendo la prima esperienza, lo stavamo un po' testando. Ecco. Però, non stiamo andando male. Vero? Dopo ci fai sapere se lo assumeresti oppure ci dai un feedback. Diciamo che si sta impegnando. Bene. Si sta impegnando, quindi. L'impegno ce lo metto. Ecco, 4-5 per volta, non facciamo collassare troppo la temperatura del fritto. Ovviamente ottimo. L'olio non deve essere molto bollente, ma non molto, perché deve cuocere la pasta, perché certo. Poi sarebbe sgradevole mangiare della pasta cruda. Quindi lo facciamo cuocere per bene. Ecco qua. Quanti minuti di... Fintanto che di non fritto. Dora, quindi una bella doratura. Ok. Vedi che cominciano a dorarsi. Si iniziano a dorarsi e si sente il profumo. Si sente anche il profumo. Poi ci aiutiamo magari con una spatolina e li teniamo girati in questo modo. Ecco, tu ci hai messo, credo, 6 minuti a fare questa ricetta. Magari a casa ci si mette un po' di più. No. Una volta che avete fatto l'impasto, ovviamente l'impasto va fatto lievitare circa un paio di ore. Quindi okay. Lo lasciate in una ciotola coperta con la pellicola come ho fatto io e non ci sono problemi. Eccolo in arrivo. Che profumo. Lo facciamo dorare per bene. Ecco qua. A quanti siamo arrivati, Marco? Come sei messo? Beh, siamo messi bene. Ottimo, direi. Ottimo. Sì. Ci fidiamo? Chiudiamoli bene. Bravo, dai il tocco finale, il tocco magico.
Allora, se non, esatto, lo fate proprio rotolare in questo modo, perché la pasta sembra in realtà importante, ma è sottile. È ovvio che poi quando frigge si ingrandisce, tende a gonfiare, a lievitare, esattamente. Eccolo qua. Questo qua è il primo pezzettino di prova che abbiamo buttato e lo teniamo via. Comunque davvero, per noi è importante avere delle materie prime buone, anche perché sempre di più la clientela diventa esigente. Ovvio. E giustamente esigente in quanto materia prima, quindi certo, la materia prima deve avere, cioè noi dobbiamo rispettarla. E secondo te l'italianità quanto è importante ancora più del fatto che sia buona la materia prima? Potrebbe essere una materia prima ma anche di un altro posto, invece il fatto di essere italiano. No, materia prima deve essere italiana, punto. Ok. Punto. Almeno per quanto mi riguarda e per la tipologia di cucina che facciamo noi qua. Poi noi qua siamo proprio nella Food Valley, quindi sarebbe un peccato non, esatto, sfruttarla. Non sfruttare appunto questa italianità fino a pieno. Poi abbiamo anche la fortuna di abitare in Emilia Romagna, almeno io ho la fortuna di abitare in Emilia Romagna, dove pochi sanno, ma qua di pomodoro ce n'è da buttare via, nel senso che abbiamo, ne coltiviamo parecchio, di qualsiasi tipologia. Adesso sì, non in questo caso, perché abbiamo comunque del terreno che si presta magari ad un pomodoro più da conserva, però voglio dire, facciamo sì, una nostra porca figura. Decisamente, sì, decisamente sì. Sai che ne buttiamo anche degli altri, che ci abbiamo preso sì, gusto. E friggere anche gli ultimi, quindi. Facciamo friggere anche ottimo, gli ultimi, certo. Sì, dai, che uno a testa lo portiamo a casa. Sì, avevate dubbi? No. Ecco, questo è proprio il livello di doratura che deve avere il nostro Elvis. Un po' di sale, niente sale in aggiunta, va bene così. Non si sala mai il fritto, perché ottimo, in questo caso risulterebbe poi troppo sapido, perché è pieno di mozzarella, di ricotta, sì, basilico, quindi un bel sapore ce l'ha già. Si sala magari un altro tipo di fritto, ma non questo. Questo ti fa capire quanto non sia del mestiere. ma non avevo dubbi. Va bene, ci credo. Allora, beh. Ah, bellissimo. Bellissimo. Cosa ne dite? Fa un effetto. Allora, prima parlavamo anche, intanto che aspettavamo voi cari amici a casa, che ci state seguendo e che spero rifacciate questa ricetta, perché poi ve la spediranno, vero? Mi confermano sì, qua sì, dalla regia. Allora, si parlava del carosello, no? Io posso fare un claim come si faceva una volta nel carosello? Quindi, cari amici agricoltori, contro la crisi, sementi easy, E poi, comunque, per avere tanti complimenti, easy sementi. Fantastico. Ma proprio carosello degli anni 60 questa, visto che poi Elvis è degli anni 60, siamo più perfetti, di così si muore. Io ve li metto qua proprio puntati come se fosse un porta ciupa ciupa. Intanto scogliamo anche questi, aiutante, non vedi che questi è ora di tirarli assolutamente su? L'avrei detto anch'io. Allora. Te lo prendo, lo metto lì io? Dimmi tu. No, tienilo così. Le ora. Perfetto. Allora, intanto che ti scoli gli ultimi. Esatto. Che asciughi, scusami, uso una terminologia che veramente. Colati, asciugati. No, è giusto, è giusto. È giusto? Tutto, Max, è giusto. Stato un caso, allora, te lo dico. Mentre ci avviciniamo a gustare questa ricetta, io invito tutti coloro che hanno partecipato a questa serata, a questa diretta streaming, a salire sul palco per i saluti finali. E ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito, prego, a realizzare la serata, ma anche tutti quelli che lavorano nel comparto ricerca, ma non solo, amministrazione, direzione, a quelli che rendono reale il nostro lavoro e soprattutto grazie a voi che ci seguite, che siete a casa e che grazie all'agricoltura ci date un valore al lavoro di Easy Sementi. Grazie anche ai tecnici che non avete visto ma che sono dietro e che hanno reso possibile tutto questo. E pure al centro, che così vi vedono bene tutti. Vieni, ci spostiamo qua. Grazie allo chef Daniele Persegani. Grazie a voi, grazie a voi, assolutamente. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito easysementi.com oppure potete rivolgervi ai nostri agenti di zona. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi salutiamo gustandoci una bella ricetta dello chef Daniele Persegani, Elvis F1, il più dolce fra i croccanti. Buona serata. Grazie a grazie, tutti. Ciao. È stato un piacere.